È suonato un campanello d'allarme con i bandi andati deserti, finisce la campagna elettorale, la continuità territoriale torna, quel concetto vuoto solo a parole che la politica ci ha imparato a far conoscere. Purtroppo, perché l'area metropolitana dello Stretto vede nella tratta marittima Messina-Reggio Calabria un punto nevralgico, oltre 900.000 pendolari l'anno si muovono su quella tratta. Il fatto che due gare consecutive vadano deserte lascia pensare, dovrebbe far riflettere la politica, il Ministero che si appresta a emettere il terzo bando, a far capire che servono maggiori risorse e che questa situazione di precarietà che arriva dal 2018, quando il Ministro Toninelli affidò direttamente all'epoca Blu Ferries, comunque al gruppo Ferrovie dello Stato, quella tratta non può andare oltre in affidamento perché serve una programmazione, qualunque sia il vettore che debba svolgere il servizio, sia esso pubblico o privato, ha bisogno di una stabilità pluriennale affinché possa investire in naviglio nuovo, di qualità, in sicurezza, nella problematica occupazionale e contrattuale dei lavoratori che ancora non vede una soluzione e siamo al 12° sciopero. Le amministrazioni locali, in particolare quella di Messina e di Reggio, potrebbero avere una voce in capitolo. Il tratto di mare sullo stretto è di competenza governativa, però di fatto nell'area conurbata di Messina e Reggio Calabria la pertinenza, gli interessi delle amministrazioni locali sono importantissime e sono fattive proprio verso l'utenza che impiega questo servizio. Si punta in questo frangente anche all'aeroporto dello Stretto, a Reggio Calabria, ma bisognerebbe partire da come arrivarci a quell'aeroporto e il servizio di navigazione veloce in questo momento è l'unico mezzo che è il più utile affinché possa rilanciarsi anche l'aeroporto dello Stretto. Purtroppo non vediamo negli anni e in questi anni la stessa attenzione delle amministrazioni locali verso questo servizio. Si sprecano i tavoli tecnici, le commissioni, ma i risultati sono davanti agli occhi di tutti. Due bandi deserti del Ministero. Ci fu però il tentativo dell'amministrazione a Corinti della flotta comunale. Oggi la dipingiamo come una boutade pittoresca dell'amministrazione a Corinti. In realtà probabilmente bisognerebbe prendere quello che era il significato della flotta comunale, cioè far manifestare gli interessi delle due amministrazioni dello Stretto verso un tratto di mare che sono la cerniera che può rendere quest'area veramente una città metropolitana. In quel senso non sarà forse una flotta comunale, ma una flotta pubblica che abbia però un appalto e quindi una concessione, ma pluriennale, dovrebbe essere sicuramente per garantire il migliore servizio la via più utile da seguire.